E nel frattempo salutiamo anche tutti gli amici che sono in diretta con noi su Ciao Como, che stanno seguendo l'ultimo giro della Cariolana edizione 2023 del Palio del Baradello. In testa, vi ricordiamo, c'è il borgo di Cernobbio, seguito da Sant'Agostino, quindi sarà una gara sicuramente all'ultimo fiato, mentre sta transitando in questo momento Camerlata e Tavernola. Ma tra poco, tra pochissimo, spunterà da quella curva il vincitore. Sempre più provati, sempre più forte la resistenza. Eccoli, eccoli, eccoli! Stanno arrivando e taglia in questo momento il traguardo come borgo vincitore. Cernobbio, e tra qualche istante arriveranno anche gli altri distanziati. Hanno fatto veramente una grandissima gara, ci sarà anche una premiazione alla fine di questa. E si giocano, si stanno giocando la seconda posizione Cortesella e Quarcino. Ecco, Cortesella e Quarcino, e arriva anche Sant'Agostino. Stanchissimi, sono stanchissimi, potete vederli. Vi ricordo che siamo in diretta anche su Ciao Como, dalla Piazza del Duomo, la Cariolana, per l'edizione 2023 del Palio del Baradello, in compagnia dell'imperatore e dell'imperatrice, il vescovo Ardizzone, il podestà, no? Il podestà non poteva mancare. Mancano ancora, Alessandra, dovrebbero mancare ancora due equipaggi, due carriole. Eccole, eccole che spuntano. Stanno arrivando gli ultimi, eccoli qua. E la fatica è veramente tanta, la fatica. Un applauso al borgo Camerlata. Eccoli, eccoli qua. Stanchissimi, sono sfiniti. Guardate che fantastici i colori di tutti i borghi, c'è chi già festeggia, ed ecco arrivare a chiudere la Cariolana tra gli applausi di tutta la piazza del Duomo di Como anche il borgo di Taverna. Quindi ricordiamo il vincitore di questa Cariolana edizione 2023. È stato il borgo di Cernobbio. Imperatore, lei se l'aspettava? No, allora non mi aspettavo. Microfono all'imperatore. Allora, non mi aspettavo un distacco così forte tra il primo e il secondo e gli altri. Comunque penso che sia una grossa faticata, tutti hanno dato il meglio che potevano dare. Sono contento per Cernobbio, oltretutto comune molto alleato di Como da sempre, quindi anche mio alleato, e allora i miei migliori auguri. Grazie imperatore, la diretta di Ciao Como si chiude qui da Piazza del Duomo.